In Toscana nel 2013 almeno 700 pecore uccise, lupi confinati in parchi e aree protette. Parliamo del problema degli ungulati e ne parliamo con il presidente di Coldiretti Toscana, Tullio Marcelli. Benvenuto a Radio Bruno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, i dati del 2013 appena concluso sono molto preoccupanti. C'è una situazione un po' insostenibile. Nelle ultime settimane se ne parla tanto, soprattutto nella zona della Maremma. Parliamo del problema degli ungulati. Assolutamente sì, noi siamo fortemente preoccupati di questo trend che purtroppo sta aumentando in maniera esponenziale. Lo siamo in particolare per gli allevamenti toscani, perché oltre, diciamo, ai danni evidenti che sono quelli delle pecore abbattute, ce ne sono altri che magari vengono forse meno denunciati, quale ad esempio la mancata produzione di latte o comunque anche la lenta riproduzione degli animali. E questo evidentemente è diventato insostenibile, perché oltre ai lupi ci sono una serie di cani ibridati che comunque stanno aumentando in maniera forte e impressionante, che continuano a devastare questo territorio, in zone magari montane, in zone svantaggiate, minando la fiducia e minando il reddito dei nostri agricoltori. Ciò significa che continueranno o aumenteranno gli abbandoni dei territori. Ecco, e questo come si può fare per intervenire subito? Ma innanzitutto quello di monitorare questa situazione eliminando quelli che sono gli ibridati e i canidi, cioè quelli che non sono sostanzialmente i lupi. E poi cercando di confinare questi lupi, che in effetti è una specie protetta nelle aree protette, cioè cercare di far sì che questi animali si conosca l'esatto numero e che questo numero di animali sia confinato in termini di lancio, in termini anche di, come posso dire, visibilità di territorio nelle zone, nei parchi che sono appunto quelli della nostra regione. In quel caso riusciremo a limitare il numero di questi animali in termini di specie, preservandoli, perché comunque è una specie protetta, e non lasceremo che indiscriminatamente si possano riprodurre anche canidi o ibridi che di fatto attraverso anche i lupi stessi vanno a distruggere un patrimonio zootecnico di questa regione.